Alessandro, allora, di pochi minuti fa, pochissimi, la notizia della cancellazione della medal race per troppo vento, siamo qui alla ricerca di un ridosso anche noi per l'intervista. Terza, è ufficiale. Sì, no, un bel risultato, sono molto soddisfatta. Mi dispiace di non aver regatato questi ultimi due giorni perché... Esci imbattuta, quattro regate, le ultime quattro le hai vinte tutte. Sì. E soprattutto mi dispiace di aver iniziato male, di aver iniziato appunto con quel giorno dove ho collezionato veramente tanti punti che purtroppo... Riguardando indietro, che cosa è successo quel giorno? Immagino che l'avrai straanalizzato, ma che cosa non ha funzionato? Ma fondamentalmente ho avuto un approccio un po' sbagliato, forse presa... dall'emozione, anche se... Dall'emozione tu? Anche se ho una carriera molto lunga e tanti anni alle spalle, però l'emozione è sempre un qualcosa che ti può fregare, la paura anche magari, no, di volermi riscattare un po' da risultato di perte, per cui ho iniziato un po' così, peccato davvero perché... poteva andare in un'altra maniera, ma è anche un... In fondo è un dettaglio, la grande fotografia dice che, come hai detto l'altro giorno, sei tornata tu. Sì, ma soprattutto è di fatto che l'obiettivo sono le Olimpiadi di Londra e la mia grande sfida è quella, quindi... questa è una tappa di avvicinamento, una tappa che appunto ha dato un riscontro comunque positivo riguardo alla programmazione, riguardo a vari aspetti su cui sto lavorando, per cui questo è l'importante. E ci sono ancora 3 mesi, tanto lavoro da fare, però ovviamente una convinzione ancora più forte. Assolutamente. Allora ti lascio all'impacchettamento generale e poi alla premiazione. Grazie mille di questo splendido risultato ancora una volta e grazie ancora per la giornata perfetta. Te lo dico un'altra volta, che difficilmente dimenticheremo. Grazie Alessandra, a presto, grazie mille.